Quest'anno abbiamo all'interno del circuito della festa, all'interno delle mura, una serie di ricostruzioni di vecchi mestieri. C'è un incontro per i più piccoli, praticamente con i cavalli, e poi c'è nella zona retrostante le mura c'è una dimostrazione della giostra del Saracino e una dimostrazione di come viene fatta, di come vengono fatte una serie di giochi a cavallo. Con le difficoltà economiche causate da una crisi sempre più evidente e che non lascia grandi spazi a quelle che sono le iniziative che si sommano a quella che era già stata il taglio dell'ICI di qualche anno fa, per l'amministrazione comunale diventa sempre più stretto il margine di manovra. Noi quest'anno abbiamo scommesso tantissimo, pur avendo un budget risicato per quanto riguarda la cultura, che è veramente minimo, però abbiamo riaperto il teatro. Crediamo che questa iniziativa debba continuare implementandola e partendo già da ottobre, e posso già annunciare che Carla Fracci, con l'assessorato alla cultura della provincia di Firenze, ci ha concesso l'apertura della nostra stagione teatrale con l'ORT, con l'Orchestra Regionale Toscana, che mi sembra un buonissimo passo per un inizio di una stagione ancora più significativa.